Io sono Ale e oggi è la prima volta. E oggi per la prima volta. Ed è già la seconda. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale ed è la prima volta che mi capita di fare un video così. Cioè, parlarvi di uno strumento di qualità di più, ma nel modo in cui vedrete in questo video che lo scoprirete. Se i video come questo in cui vi faccio vedere delle chitarre che sono abbastanza particolari vi piacciono, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e commentate. Ovviamente se avete consigli, avete visto magari in giro per l'internet delle chitarre molto strane e volete vederle qui, fatemele vedere. Allora, lo strumento di oggi, come vi ho appena detto, è una chitarra molto particolare ed è utilissima per spiegare anche un concetto fondamentale per i chitarristi. Questo infatti è il concetto del B-Stock e se già sapete cos'è, state attenti, così almeno se avete altri dettagli potete contribuire qui sotto nei commenti. Per tutti gli altri invece il B-Stock semplicemente si riferisce a strumenti sostanzialmente nuovi a prezzo più basso, quindi il paradiso. Cioè, questi strumenti sono stati resi ai negozi, quindi acquistati da qualcuno, provati e per un milione di motivi diversi restituiti. La maggior parte, giuro, sono come nuovi. Vi ho detto questa cosa perché la chitarra di oggi è appunto un B-Stock di Musical Store 2005. Vi lascio tutta la sezione qui sotto con il link, così potete entrare e vedere se c'è qualcosa che vi interessa e magari pagarlo anche meno. Aiuto, gigante! Allora, questa è una Agstrom Phantomen Custom e non è la signature di Marco Fantoni. È uno strumento nato in collaborazione tra Agstrom e la band metal che sicuramente conoscete, almeno spero, i Ghost. Se non li conoscete, molto probabilmente comunque li avete visti perché hanno aperto un sacco di concerti ai Metallica. E appunto da quella collaborazione è nato questo strumento. Problemi con i generi oggi. Iniziamo dicendo subito una cosa: pesa come 47 elefanti tutti insieme che hanno mangiato un quintale di mattoni per uno. Tutti questi chili sono sul ginocchio oppure sulla spalla se suonate in piedi, perché è proprio gigante, no? L'ingombro è tantissimo e quindi il peso sembra ancora di più. La chitarra sostanzialmente è una specie di Explorer, quindi anche le caratteristiche elettroniche sono molto simili. Infatti abbiamo i classici due humbucker con il selettore a tre vie, molto Gibson style, e i quattro potenziometri con i push-pull singoli per ogni pickup. Quindi tutti e due gli humbucker hamburger, sono splittabili a single coil indipendentemente uno dall'altro. Caratteristica che a me piace sempre tantissimo su tutte le chitarre che provo, tranne una, che è la PRS SE Standard 2408, che ve la lascio lì sopra da qualche parte. Comunque, questa esteticamente spacca, di sicuro è una chitarra che si fa notare e forse non è neanche adatta a tutti i contesti. Cioè, a livello sonoro sicuramente sì, ci si può tirare fuori un po' di tutto come vedremo e sentiremo tra poco, ma esteticamente non lo so. Cioè, ce lo vedete una cosa tipo serata tributo a BB King, il chitarrista arriva con sta roba? A differenza di quello che può sembrare e da quello che abbiamo detto prima, quindi tutta la parte ereditata dal mondo Gibson, il manico in realtà ha la scala da 25 pollici e mezzo, quindi è molto più di stampo Fender, per capirci, con un radius bello piatto da 15 che si fa sentire. E il manico con un profilo che viene definito Slim D, ma che apparentemente di slim non ha niente, ma dopo comunque ne parliamo perché sì, è slim, ma dopo. Per quanto riguarda i materiali, il manico che abbiamo appena visto è in acero canadese, la tastiera è da 22 tasti in ebano, infatti mi ricorda tantissimo il manico della mia Schecter 7 corde, non il manico, la tastiera che è in ebano, mi dà un feeling molto simile. E il corpo è formato da due ali che sono attaccate al manico che è neck through, queste sono fatte in mogano. Quindi sostanzialmente questa chitarra ha il manico che dalla scheda tecnica, che vi lascio qui sotto in descrizione, è formato da tre pezzi, inizia dove c'è la paletta e finisce sulla chitarra attraversando tutto il body in questo senso. E poi vengono attaccate le due ali di mogano, una sopra e una sotto, per dare la forma alla chitarra. Se avete altri esempi di chitarre fatte in questo modo, ditemelo qui sotto nei commenti, così facciamo una bella raccolta. Allora, rispetto alle caratteristiche dello strumento, questa chitarra è oggettivamente bella, cioè nel senso è fatta bene, perfetta, veramente, i tasti sono posati bene, il manico è scorrevole, bello, i pickup sono stupendi. Quindi perché non mi piace? Per adesso fermiamoci un attimo al lato estetico. Lo strumento è sicuramente estremo, ma anche elegante contemporaneamente, ed è una cosa difficilissima da fare. Quelli di Agstrom qua ce l'hanno fatta, tanta roba. E come potete vedere, la chitarra è veramente perfetta. Sul sito di Musical Store c'è scritto che sul body della chitarra è presente una lieve abrasione con graffio. Io vi dico, l'ho passata al microscopio e di questa abrasione con graffio non ne ho visto neanche la minima traccia. E questa cosa dimostra ancora di più quanto il B-Stock sia efficace. Cioè, va bene la chitarra nuova, però se possiamo pagarla un bel po' di meno e in cambio avere lo strumento con un graffiettino minuscolo, o se ci va ancora bene senza niente, io ne approfitterei subito. E poi c'è un altro motivo per cui il B-Stock funziona.
funziona così tanto. I negozi mettono a disposizione comunque una bella garanzia anche sui prodotti di questo tipo. Se prendete un bistock, ha un piccolo problema, non vi piace, non vi va bene, voi potete far valere la vostra garanzia e avete comunque i vostri giorni di tempo per restituirlo. Cioè, nel senso, con una roba del genere almeno il tentativo vale la pena farlo. Ah, comunque, piccolo tips non richiesto. Periodicamente tenete controllata la pagina che vi ho linkato qui sotto in descrizione, perché compaiono gli strumenti che io provo sul canale. Perché sì, dopo averli provati, tanti, non tutti, li rimando indietro e finiscono lì, quindi potreste trovare la chitarra dei vostri sogni che vedete qui sul canale. Cioè, io mi faccio mandare le chitarre e poi le restituisco apposta, così voi le potete comprare a prezzo più basso. Bella, sì, mi piace. No. Anche se suona molto bene ed è perfetta per certi generi musicali anche abbastanza spinti che a me piacciono un sacco, perché è molto precisa. Cioè, nel senso, potete pestare fortissimo con la mano destra, la chitarra è comunque perfettamente intonata. Non fa quel... Non sale di nota e poi torna indietro. È comunque precisa. Comunque non mi piace. Per due motivi. Uno, il peso. Lo so che è strano perché a me piacciono le Les Paul, sono chitarre pesantissime, ma su questa chitarra mi dà particolarmente fastidio. Il motivo è molto semplice. La Les Paul è comunque compatta. Il peso è tutto concentrato in un punto. Per alcuni è scomodo, a me personalmente piace. Su questa invece c'è talmente tanto ingombro che il peso è distribuito anche in maniera omogenea, perché la chitarra è bilanciata, ok? Però mi fa sentire che non ho il controllo dello strumento. Due, il manico. E qui parliamo di cose oggettive, che poi diventano soggettive, ma ok. Non ho mai avuto per le mani una chitarra con il manico così. Mai. Nello specifico, il capotasto è un millimetro più largo rispetto alle chitarre normali. Questo è da 43 mm, la larghezza del capotasto, mentre sulle chitarre standard è 42 mm. È un millimetro, sembra pochissimo, ma fa un sacco la differenza, perché poi ti fa percepire tutto il manico come più grosso. E qui torniamo all'indietro di quando vi dicevo che era slim. Effettivamente è sottile, è 3 mm più sottile di quello della mia Les Paul, che è già un manico slim. Però con questo millimetro in più ti sembra di avere per le mani una portaerei, che su una chitarra a 7 corde potrei anche giustificarlo, ma su 6... non mi piace. Come vi dico sempre, se una chitarra vi piace ma non vi piace il suono, potete sempre intervenire e cambiarlo. Ma se una chitarra suona benissimo, ma è scomoda e non fa per voi, non c'è verso. A meno che non vi succeda quello che è successo a me con la Silver Sky, ve lo lascio qui. Raga, quella chitarra ha fatto la magia.